Empower You, vi trovate questa schermata. Dopodiché scrollate, qui potete fare un test di cui vi parlerò dopo, ok? Che potrebbe cambiare la vostra vita. Il test è in italiano, ok? Il test è in italiano. Qui adesso, per quello vi sto facendo l'esame, così sapete dove cliccare, ok? Dopo vi dico due parole su questo test, che vabbè, dopo vi spiego anche com'è, velocemente. Allora, qui scrollando, sempre andando giù, trovate questa. Questi sì, sono video in inglese, ma sappiate che con Google potete mettere il traduttore automatico, ok? E qui trovate questa rivista, questo PDF. Cos'ha di particolare? Allora, fa riferimento al fatto che ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha le sue caratteristiche, ognuno di noi è una persona che lavora, pensa e ha un bagaglio diverso da quello degli altri. Quindi nasciamo già, per esempio, con delle capacità, con dei talenti, qualcosa che ci viene naturale, qualcosa che ci viene più facile. Cosa facciamo? Cosa possiamo fare con questo talento? Possiamo investire del tempo, investire delle risorse, lavorarci finché cosa succede? Questo diventa un punto di forza. Diventa un punto di forza, cioè qualcosa su cui noi possiamo contare e sul quale eccelliamo, nel quale siamo veramente forti. Però parte dal talento. È vero che noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma se noi partiamo da qualche cosa in cui siamo già bravi, il tempo che impieghiamo farà di noi veramente delle persone eccellenti, ok? Questo signore è Donald Clifton. Lui è stato, verso la seconda metà del Novecento, ha portato a uno psicologo, fra le altre cose, ha scritto diversi libri, e ha fatto questo test. Il primo di questi test lo ha fatto lui. Parla del ragionare sui punti di forza, del lavorare sui punti di forza. Noi siamo, ditemi se non è vero, concentrati regolarmente su quello che non ci riesce. Questo non lo so fare, quello non mi viene, io sono proprio un incapace in questa cosa, guarda lei che ci riesce, guarda lui che ce la fa e io non ci riesco. Siamo abituati a guardare quello e non guardiamo mai invece in che cosa siamo forti noi. Non lo guardiamo, non funziona. Allora, lui ha cominciato a portare avanti questa idea. Proviamo un attimino a guardare quali sono i punti di forza. Così ha messo insieme questo test, questo assessment. L'hai fatto? Ok. È a pagamento, costa $19,90, mi sembra. Se no, comprate il libro, non comprate il libro usato, perché il libro usato di solito hanno fatto il test, hanno preso il test perché dentro il libro c'è un codice col quale voi potete accedere gratuitamente al test, se comprate un libro che adesso vi farò vedere. Ok? Sono 30 minuti scarsi che richiede, 20 secondi per domanda, non c'è tempo per pensare, non ci deve essere tempo per pensare, non dovete saper rispondere alle domande, dovete rispondere. E è semplicemente una barra nella quale dovete mettere, avete due opzioni, di qua, di là o neutro, per cui non dovete scrivere dei testi, veloce, perché sennò non è valida la domanda, no? Per cui dopo chiaramente non, perché se ci pensiamo entra nella parte razionale. Dopodiché quello che risulta sono circa 177 domande, una cosa del genere. Lui ha suddiviso questo in quattro temi, quattro famiglie, che racchiudono 34 talenti che hanno messo insieme. Sono 34 più comuni, non sono tutti, ma sono i 34 a cui si può rifare in linea di massima. Vi viene dato un esito, un risultato, dove con questi 19-20 dollari, non mi ricordo, avete i 5 vostri talenti più forti, che sono potenziali punti di forza. Dopo questo, questi 5 sono i vostri principali, vi vengono dati 10 strumenti per ognuno. Ad esempio, io sono, adesso vedete la famiglia, sono brava nelle relazioni, per cui cosa posso fare? Devo fare attenzione a quello che gli altri fanno, devo ricordarmi di riconoscere quello che loro fanno, perché questo mi aiuta in questa mia caratteristica. Okay? Questo per esempio è il libro Strength Finder. Il libro è in inglese, abbiate pazienza, in italiano non c'è. Ho trovato quello di Carlo, che aiuta, non è questo, però aiuta. Okay? Per cui questo potrebbe essere uno strumento utile. Sappiate che può cambiarvi la vita.
indipendentemente che facciate doTERRA o no, sapere quali sono i nostri punti di forza ci rende persone inevitabilmente migliori. Ci sappiamo comportare, siamo più forti, ma forti nel modo giusto, non siamo forti e arroganti, siamo forti perché dentro di noi abbiamo una consapevolezza ed è una gran cosa. Questa è una frase di Tom Rath che ha scritto quel famoso libro che mi piace molto. Trasformare i talenti in reali punti di forza richiede pratica e duro lavoro, come per i punti di forza fisici. Cioè, ho bisogno di allenare un muscolo, richiede esercizio, ok? Per cui io ho un talento di base, ci devo lavorare, perché diventi un punto di forza, qualcosa su cui sono veramente grande, veramente eccellente, ci devo lavorare. Con magari quei suggerimenti che vengono dati. Queste sono le quattro famiglie, ok? Io posso essere, allora, più nella famiglia esecutore, oppure influencer, questa l'ho lasciata in inglese perché in italiano non rendeva quello che avevamo trovato, costruttore di relazione o pensatore strategico. Un esecutore è una persona che prevalentemente fa cadere le cose, è una persona che lavora per obiettivi, viaggia in questo modo, ha un obiettivo e lo vuole raggiungere, per cui questo è uno stimolo per lui. Mentre un influencer è una persona che prende iniziativa, parla, okay? Si assicura che il team venga ascoltato, è una persona sulle quali gli altri possono contare. Il costruttore di relazioni invece ha l'abilità proprio di costruire relazioni, di costruire rapporti forti che aiutano in questo caso magari a tenere insieme la squadra, ma può essere a tenere insieme la famiglia, eccetera. Il pensatore strategico è ancora diverso, una persona che lavora, vi farò vedere poi un paio di esempi velocemente fra poco, lavora sull'organizzazione mentale in un certo modo. Questi sono i vari talenti, vedete, determinato, organizzatore, adesso non c'è veramente tempo per parlarvene, però questi sono i vari gruppi, ok? Vado avanti? Interessante, i tuoi talenti non determinano cosa fai, ma piuttosto determinano come lo fai. Possiamo avere tutti lo stesso obiettivo, ma arrivarci per percorsi diversi. Così non è l'obiettivo che cambia, è il percorso che ne facciamo. Questo è molto diverso ed è importante ricordarlo. Okay? Questo è quando, questo è quello del test, praticamente 34 rappresenta quello, vedete, i primi 5 punti di forza. Questo è interessante, ricordate, le probabilità che qualcuno abbia i tuoi stessi principali 5 punti di forza nello stesso ordine sono 1 su 34.400.000, ok? Quante persone uguali a noi possiamo avere intorno a noi? Cioè deve essere proprio una cosa, ok? Per cui ricordiamoci, non confrontiamoci, non guardiamo gli altri, siamo diversi, siamo altri, ok? Abbiamo altre cose che ci muovono. Queste sono, non è riuscito a farle vedere, però il PIPES, sapete che cos'è? Questi sono i passaggi per costruire la nostra famosa tubatura nel network marketing. Noi non stiamo, c'è la famosa storia del portare i secchi, ok? Noi stiamo costruendo delle tubature che includono preparare le persone, ok? Invitare le persone a conoscere gli oli, presentare gli oli, iscriverle e supportarle, seguirle mentre imparano a utilizzarli. Questo possiamo farlo in maniera diversa a seconda di quello che è, di quello che siamo noi. Se io sono un esecutore, ok, la prima parte è preparare la persona. La cosa che mi può muovere è comunicare i miei obiettivi al mio team o alla mia upline per dire io ho intenzione di fare questo, perché questo mi fa sentire impegnato, questo mi fa sentire responsabile. Ma se io sono un costruttore di relazioni, quella cosa non mi muove. Mi muoverà invece, pensa come vuoi migliorare la vita degli altri attraverso doTERRA. Quante persone vuoi aiutare? Questo muove me magari, perché io sono più costruttore di relazioni che esecutore. Ok? Questo è importante. Poi posso invitare, posso, vedete, suddividere, devo organizzare, organizzare il mio tempo. Se sono un esecutore, suddivido il programma in obiettivi raggiungibili, è molto di testa, ok? Raggiungibile giornalmente, segnali sul calendario, annota il tuo progresso lungo il percorso. Cosa faccio se invece sono un costruttore di relazioni? Prenditi il tempo di crearti un rapporto personale significativo col tuo team. Dedico tempo alle relazioni perché a me magari
il programma e l'organizzazione così non mi aiuta a arrivare dove voglio. Io ho bisogno di parlare con le persone, ho bisogno di sentirle, ho bisogno di scambiare amore con loro, ok? Per cui, quando organizzo il mio calendario, devo mettere del tempo per parlare con le persone, ok? Ops, Davide, cosa ho fatto? Ok. Idem, posso fare, parlando della lista nomi, faccio la mia bella lista nomi, allora posso fare la lista e do una priorità organizzata se sono un esecutore, perché questo mi aiuta. Se invece voglio fare una lista e sono un costruttore di relazioni, devo pensare alle persone che conosco, ok? E con chi avrei piacere di queste persone, con chi di queste persone avrei piacere di lavorare, con chi mi piacerebbe crescere e costruire qualcosa. Questo funziona per me, ok? Parliamo per esempio dell'invitare, vi faccio solo alcuni esempi. Qua parliamo del fatto che sto cercando di prendere contatto con le persone. Allora, elaboro la mia lista, sono un influencer in questo caso, ok? E posso approcciare in diversi modi, posso approcciare sui social, posso usare i prodotti e condividerli, ok? Se io invece sono un pensatore strategico, ho bisogno di fare un altro lavoro. Ho bisogno di immaginare la mia conversazione prima che avvenga, ho bisogno di studiare nella mia mente i passi che devo fare, perché questo mi dà sicurezza. Non sono un influencer che di natura è aperto e condivide, ho bisogno di prepararmi e di organizzare la mia conversazione, il mio colloquio, di sapere, vedete, per esempio, ripensare a che cosa, quale delle conversazioni è andata bene e perché è andata bene. Questo mi può aiutare. Ok? Devo mandare il messaggio per dire devo invitarti alla classe. Posso guardare un leader e vedere come fa e mi può aiutare se sono un influencer. Posso preparare dei punti di chiave da seguire quando invito le persone. E posso condividere i miei sentimenti perché sono un influencer, sono una persona che le persone ascoltano. Se invece sono un pensatore strategico, devo pensare diversamente. Quante persone ho bisogno di contattare? A quante persone devo estendere l'invito per raggiungere il mio obiettivo? Ok? Il mio modo di lavorare è diverso perché è mio. Ok? È mio. Non mi muove lavorare sui social perché io non sono una persona da social. Però magari mi muove invece pensare a quello che vorrei dire a una persona, elaborare un discorso. Questo mi potrebbe aiutare di più. Così, questo non vuole essere una lezione, però vuole essere uno spunto di riflessione, perché poi lo stesso, quelli erano solo alcuni esempi, in questa rivista Empower You, che al momento in inglese, ma ci siamo ripromessi di tradurla, perché non credo che arriverà dalla terra per un po', perché hanno altre priorità, presentare, scrivere e supportare, è lo stesso discorso, dobbiamo farlo secondo quello che è nelle nostre corde. Allora attireremo le persone giuste, perché saranno persone con le quali avremo qualcosa da dire e sono anche persone che magari abbiamo aiutato e saremo magari anche in grado di aiutare anche sul loro percorso, perché impareremo a riconoscere anche le differenze degli altri. Essendo consapevoli di questo, non pretenderemo che le persone che sono sotto di noi facciano le stesse cose che abbiamo fatto noi. Li aiuteremo e li supporteremo nel loro modo di raggiungere il loro obiettivo. Questa frase di Emily Wright mi piace tantissimo. Tu hai caratteristiche e doni che ti rendono unico. Sei tu a scegliere se trasformare queste caratteristiche in punti di forza. Smetti di paragonare te stesso agli altri. I tuoi punti di forza ti sono stati dati per uno scopo, donati per uno scopo. Quando abbracci la tua autenticità, il tuo potenziale è illimitato. Siete d'accordo? Ok? È uno spunto di riflessione, qualcosa sul quale... Sì, penso di sì. Sì, se volete le slide ci sono. Ok? È uno spunto di riflessione. Non confrontiamoci, non paragoniamoci, guardiamoci dentro, come veniva detto prima, guardiamoci dentro, cerchiamo di capire chi sono io, cosa voglio io, perché lo sto facendo. Queste sono chiavi importanti, come diceva anche Carlo, per poi poter fare quello di cui si è parlato. Quel programma è bellissimo, quello che avete nelle mani, ma bisogna farlo secondo quello che è il nostro modo di essere. Deve essere un lavoro piacevole, le persone lo sentono quando facciamo un lavoro che ci piace, le persone sentono quando il prodotto è lo stesso, abbiamo in mano tutti lo stesso prodotto, ma ognuno di noi può avere un suo modo di condividerlo, e questa è una chiave preziosa e importante, perché permettetemi, annulla la concorrenza, annulla la competizione, non siamo in competizione, perché ognuno di noi è diverso.
Okay? Questo è il mio messaggio di oggi e spero che sia uno stimolo per guardarvi dentro e per sentirvi un po' migliori e un po' più forti dei vostri talenti, dei vostri punti di forza.